Salve a tutti, sono Gregorio Costa e vi do il benvenuto a questa breve guida nella quale spiego come verificare se il computer e la connessione internet sono adeguati per assistere con successo alle lezioni del corso in diretta. Naturalmente state vedendo questo filmato perché avete fatto clic sul link Guarda il filmato che avete trovato nel PDF della guida che avete scaricato dal pulsante dell'azione preliminare numero 0 del corso. Bene, proseguiamo quindi con la pagina successiva, dove il primo punto permette di verificare se il computer soddisfa i requisiti richiesti per il webinar. In sostanza, basta fare clic su questo link. Naturalmente, se vi esce la richiesta di consentire di aprire il link, fate clic su Consenti. Dopo qualche secondo si aprirà appunto il test di connessione e come vedete in questo momento il sistema operativo che sto usando io, il browser e la connessione a internet sono adeguati, per cui ho una spunta verde che è sicuramente buona. In realtà potreste anche però ottenere una spunta gialla che comunque è altrettanto valida, come vedete è ok. Se invece ottenete una spunta rossa, vuol dire che per qualche motivo qualcosa non funziona. Potrebbe essere il sistema operativo, il browser, soprattutto la connessione a internet. Il motivo per cui anche potreste aver ottenuto diciamo, un test con la spunta rossa è perché in quel momento in cui avete fatto il test, la connessione ha avuto un decadimento. Anche perché magari il computer sta scaricando aggiornamenti Windows oppure Office, oppure state usando programmi quali Skype, Dropbox e Google Drive che vi stanno mangiando praticamente la banda internet. Quindi se lo desiderate potete comunque ripetere il test per vedere se la vostra banda, se la vostra connessione è adeguata. E a questo proposito quindi vi invito, vi esorto a eventualmente chiudere programmi che utilizzano appunto internet, come per esempio in questo momento io ho il Google Drive aperto, Dropbox o anche altri programmi che consumano appunto internet. Bene, abbiamo visto questa prima fase, adesso passiamo alla seconda, cioè verificare se la connessione soddisfa i requisiti richiesti per entrare nel webinar. E quindi, come vedete, per fare un test di connessione, cliccare il link che segue. Se esce il messaggio in attesa di Olivia the Organizer, significa che le condizioni sono verificate e basterà connettersi al webinar al momento opportuno, quando sarà il momento appunto di connettersi alla lezione in diretta. Allora, andiamo a fare clic su questo secondo link. Anche qui, dopo qualche istante, appare intanto la richiesta di scaricare un'applicazione che è GoToOpener in questo caso. Naturalmente dobbiamo fare clic su Apri GoToOpener perché è quella che consente di entrare in diretta poi con la lezione. Ecco, come vedete, a me appare la riunione inizierà all'arrivo di Olivia the Organizer, per cui vuol dire che il mio computer è idoneo a partecipare alla lezione in diretta. Naturalmente qua potete entrare in opzioni audio del computer per effettuare un test audio. Come vedete, già vedo le bande verdi che indicano che il mio microfono sta funzionando correttamente. Naturalmente potrei però scegliere qual è il microfono da usare. Io qua ne ho più di uno. In questo momento sto usando delle cuffie USB con microfono incorporato, per cui sto usando questo microfono. La stessa cosa dicasi per gli altoparlanti. Cliccando qui posso fare un test degli altoparlanti selezionando quali voglio utilizzare. In questo momento io sto usando quelli della cuffia USB. Se volessi però usare gli altoparlanti del computer, basta cambiare qui e fare quindi clic su Esegui test audio. Io sto sentendo l'audio delle cuffie, adesso provo anche a cambiare per fare un test audio dal computer che però probabilmente adesso avrà, infatti è molto basso. Ecco, adesso ho alzato e si dovrebbe sentire captare che sta funzionando. Adesso interrompo comunque, torno a mettere USB e faccio continua, chiudo. Vediamo in pratica che anche questo punto lo abbiamo superato e quindi siamo arrivati al termine di questa sessione. Ma vi invito comunque,
senz'altro alla visione dei successivi filmati che trovate sempre nella guida che avete scaricato. Arrivederci quindi.